Ciao a tutti, bentornati qui sul North Friesische Marsch. Come potete vedere siamo alle 18.41. Allora, dall'ultima puntata ho lavorato un po' off-screen, infatti ho finito di raccogliere tutti i pioppi che avevamo su quel campo 23. E adesso vi faccio vedere quanto alla fine abbiamo ricavato da questo campo a pioppi. Perché tutto il cippato l'abbiamo messo dentro le nostre produzioni, che adesso andiamo a vedere quanto ce n'è. E siamo, allora, allora qui abbiamo messo dentro alla nostra produzione di pellet, abbiamo messo dentro 600.000 qualcosa, adesso mi dice 612.000, qualcosa abbiamo consumato, può essere 213, 14, più o meno siamo lì. E dentro alla cartiera invece 868, anche qui più o meno 1.000, 2.000, quelle che sono, perché avendola messa in fusione qualcosa pochino l'ha consumato. Finalmente direi, perché così almeno, finalmente riusciamo a davvero abbastanza cippato per la nostra cartiera. Allora, come avete visto, abbiamo purtroppo troppo poca legname dentro alla nostra segheria, perché questa non produce. Ma allora a sto orario qui, che sono già quasi le 7, non possiamo fare niente. Perché? No, tutti i trattori sono fermi, siamo a posto così. Allora, possiamo andare avanti anche di un paio di giorni. No, facciamo un giorno solo. E adesso cosa è successo? Ah, ok, va bene. Da tempo ho avuto un alert che non c'entra niente col gioco. Allora, va bene. Sì, andiamo avanti, così vediamo durante la notte cosa succede, ma sicuro succederà una cosa che mi ciulleranno i soldi del finanziamento che abbiamo fatto. La raffineria è andata giù con i girasoli. Cos'è? Le pecore? Le pecore sono piene. Dobbiamo andare a vendere altre pecore. L'ho guardato un po' lì, 90.000 di finanziamento, 90.000 di spese per sta cavolo di fattoria, ma non possiamo fare a meno di pagarli. Allora, mettiamo subito avanti questo, così continuo a lavorare. Qui dovremmo venire anche a iniziare a raccogliere le palle. Questo cosa fa? Fermo, va bene. Allora, visto che siamo qua, vendiamo un po' di pecorelle. Tanto sono ancora le 8 di mattina, siamo a dicembre, poco da fare, non c'è tantissimo da fare. Andiamo a vendere, vediamo se ci sono quelli di nuovo da 1000 euro o quelli che costano di più. Peccato che non si può selezionare. Allora, 1000. Quante ne abbiamo? 7. Vendi, ok. Altri da 1000. No, peccato. Adesso sono... Oh, ma questi ci sono quasi, dai. Solo 3? Solo 3. No, da 1000 euro non ce ne sono più. Va bene, allora teniamoci questi, poi vediamo. Ok, allora da mangiare c'è.
Direi che vado a caricarmi anche questi, così me li tolgo da qui. Potremmo iniziare, se non costasse una follia, a vedere quanto costa la produzione, quella dei vestiti. Che non sarebbe male un'altra bella produzione, visto che abbiamo un po' di lana. Però non so quanto me ne trovo dentro al magazzino, il che significa che magari aspettiamo un po'. Allora, torniamo indietro, mettiamo questo qua a scaricare, vediamo il posto per la produzione della stoffa. Era una volta, era da un'altra parte, da una parte dove io ci ho piantato gli alberi. E non so neanche che se ci va o meno, adesso vediamo. Allora, arriva o non arriva? Arriviamo. Qua siamo. Sono le 8 di mattina e sembra che siano le 10 di sera. Oh, fermati. Allora, vediamo quanto ne abbiamo. Allora, pallet di fieno, pallet di paglia, non c'è pallet, pellet. Allora, lana, 76.000. Non è che facciamo un granché questa lana, magari aspettiamo che ne abbiamo circa un 100.000, poi vediamo. Allora, andiamo, potremmo dare questo ad iniziare. Anzi no, volevo fare una cosa, perché per evitare di avere di nuovo problemi con i rimorchi, fammi vedere se avevo caricato l'altro pacchetto. Dov'è? Mannaggia, dov'è? Allora, quello per le balle. Oh, non lo vedo. Qua, mannaggia che cieco. No, questo è quello per la paglia, che idiota. Qua. Ecco questi qua. E questi sono con l'autoload, se non sbaglio. Può essere? Autoload sì, autoload no. Perfetto. Allora, questo qua lo andiamo a sostituire, quello che abbiamo, con questi, perché questi, a differenza di quelli che abbiamo adesso, intanto scaricano fino a terra, cioè non ci lasciano quel famoso gradino che rompe sempre le balle, nel senso proprio figurato, no? Iniziamo con questo. Oh, piano piano. Ok, allora andiamo.
No. Vendi, no, vendi, oh, davvero vendo questo articolo? Sì, e ne andiamo a comprare subito uno di quelli lì. Allora, dov'è? Qua. Allora, questo ne carica 30, questo 39, però c'è la cavolata della barra. Così, no. Ma sì, dai, prendiamo così. Autoload sì, ma standard sì. Va bene, compra. E compra. Adesso gli assegniamo anche subito il posto, così almeno sta roba qua ce la siamo tolta da mezzo. Ok, allora, campo 45. Allora, ma dov'è Autodrive? Era sparito. Se vi dovesse succedere una cosa del genere, basta premere. Aspetta, a vedere, però devo dire una cavolata, sì. Ok, allora è Alt di sinistra e il tasto 0 del tastierino numerico. Ok, adesso lui va sul 45 e poi dopo vedo se funziona a caricare le balle. Facciamo un po' così, altrimenti. Poi, allora, vediamo un po' se intanto c'è da arare i campi. Allora, il 3 no. Questi sono tutti i sassi? Sì, questi sono tutti i sassi. Ma lasciamolo per com'è, dai. Non c'è niente da fare, siamo a posto. L'unico che sarebbe da arare sarebbe il 23... Allora, c'era il trattore con questo attaccato. Perfetto. Allora, andiamo sul 23. 23, 24, vai. Aspetta. Perfetto, gli ho dato anche il numero della cosa. Siamo a posto. Allora, loro adesso si mettono a lavorare. Uno, adesso l'altro lo metto anche avanti perché ci ho messo solo una cosa. Questa adesso la lascio. Lascio un attimo qua. Ok. Vado a vedere un attimo questo se è carico. Andiamo a mangiare a Bobo che non ha mangiato. Ok. Allora, avevo detto una produzione nuova che era quella... Wow, qua l'ho detto poco fa, non mi viene più. Quella della stoffa.
dove cacchio? Allora, fabbrica testa, sì, 1.600.000, mannaggia. E poi lì dove volevo metterla c'ho ancora gli alberi, che significa che secondo me non ci va. Dove vado? Dove ando? Da di qua. Allora, una volta la fabbrica tessile era qui. Ci potrebbe pure andare. Forse. Altrimenti dovremmo metterla qua. E non sarebbe neanche male. Vai a destra, please. Grazie. Grazie. Ma non ci va. No, dovremmo metterla sempre. Se la dovremmo mettere lì. Allora, andiamo a vedere gli alberi come sono. Perché dovremmo tagliare gli alberi. Da dove mi metto? Mi metto qui. Patatum. Non so cosa sia successo. Ok. No, gli alberi ancora ne hanno bisogno. Fammi vedere. 25 metri. 10, 10. Insomma, potrebbe essere anche... No, no, ma deve essere ancora... Ce ne vuole un po'. Adesso è ancora presto. Allora, mettiamo avanti questo. No, gli devo dire però al campo 45B. Ah, vabbè, uguale. Ok. Questa cosa che ogni volta l'obiettivo non si trova sul campo è una rottura. Come non mi trovo sul campo? Questo è il campo. Allora, posizione campo. Adesso è iniziato o no? Oh, vediamo se inizia. Mi sa che sta andando tutto da un'altra parte. E infatti vorrei capire perché. Ma perché fai così? Mi spieghi? Allora, mettiamo di nuovo qui. Devo questo. Qua gli do la volgi bolle, balle, rimani. Boh, adesso non lo so, vediamo cosa succede fra un po'. Questo qua è iniziato, benissimo. Anche da togliere i sassi qua, ok. Io andrei quasi quasi a piazzare un'altra produzione. No, tagliamola lì.
Oh, ragazzi, sono un po' indeciso. Allora, a dicembre cosa abbiamo da fare? Altra roba da raccogliere, tranne qualche missione, non c'è. Campo 45 la dobbiamo finire e qui vuole un'aratura sul campo 54. Allora, fammi vedere. Avvolgi balle sul 45 e aratura sul 45. Ma no, alla fine l'ho noleggiato gli attrezzi che sono rincoglionito. Ah, fammi vedere. No, l'ho noleggiato. Ah, no, allora questo la rattura non la faccio. Annulla. Ok, allora vediamo se quella ha iniziato con le balle. Ok, questo è iniziato. Allora, gli diamo qui. Dove li voleva? Vediamo se questo rimorchio funziona. Lui li vuole alla tier. Comunque, dal tipo del bestiame. Va bene. Allora, carica qui. Quindi. Allora, vendi, vendi, vendi. Vendita. Dove cacchio che non lo vedo? Mercante bestiame. Oh, ora vedremo se funzionano. Nel frattempo ho un po' di cose qui che stanno per finire. Vediamo un po'. Allora, raffineria la colza. Vabbè, quello non mi interessa. Stalla bobine grande, cibo. Grassa alfalfa. Vabbè, me ne frega. Raffineria non me ne frega. Vabbè, questo sta lavorando. Allora, l'unica cosa che possiamo fare è, visto che in missione non ce ne sono, io direi che possiamo andare a fare una cosa. Andiamo a noleggiarci. Così che tiriamo via gli alberi da quel campo lì. Tanto, guardate, non 25 metri, meglio che niente. Perché se voglio andare a comprare un campo dove ci sono gli alberi, mi costa una barca di soldi. Questo cos'è? Ah. Ok. Tiriamo via gli alberi che sono qui e poi questo quanto costerebbe? 170.000. Non sarebbe malaccio neanche qui. Ma io come alberi mi piacerebbe comprare questo, ma costa tanto. Perché lì alla fine potremmo andare a prenderci anche avere, cioè dopo lo spazio dove andare a mettere le produzioni. No, allora, prestiamoci un bel attrezzo. Dov'è? Allora, prendiamo questo scorpione. No, che me ne frega un tubo. Facciamo tutto regolare. Noleggia per la modica cifra di 9.000. Direi che possiamo fare una bella oretta di lavoro perché se io non lo ogni ora, allora al giorno sono 3.000, ma tanto oggi tutto il giorno ormai l'abbiamo fatto. Ogni ora sono 8.000, vacca trota. Vabbè, lasciamo perdere. Nel frattempo loro lavorano e io mi vado a tagliare un po' di alberi. Vediamo se lì nel frattempo gli è arrivato un po' di. Oh, vedo un tubo. Qua.
Sì, qui una volta ogni tanto gli arriva, ma è poco. Ci vuole la terza. Vorrebbe il terzo falegname. Ma che adesso al momento non ho. Piano piano, piano piano mi avvio. Ci vorrà un po'. Secondo me ci metteremo altri 3-4 minuti, minimo, per prima di arrivare lì. Purtroppo non possiamo farci niente. Vediamo un po' se nel frattempo. Oh no, aspetta. Perché sto guidando io, se vado da un'altra parte. Ciao ciao. Vabbè, aspettiamo, dai. No, stavo. Stavo pensando di cos'è potremmo andare a tagliare l'erba sui nostri campi e iniziare nuovamente a riempire il biogas. Oh, non lo so. Adesso quando arriva a destinazione vediamo, gli do un'occhiata. Allora, toc toc, non mi ricordo più. Ah, ok. Mi era pa sembrava che c'era la cosa quella dei comandi facili, perché io quella non la sopporto. Non lo so, mi è un po' antipatico. Allora. No, 1 metro no. Allora, per cambiare. Facciamo? 10 metri? Allora, loro sono più o meno da 25. Se faccio 6, 12, 24, no, va bene, no, 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 facciamo 10, dai, come vieni, vieni. Allora, taglia l'alberello. Per fortuna che qua non ci avevo fatto niente, non avevo seminato, non avevo detto niente, ho fatto zero, così almeno possiamo calpestarlo un po' e non rompiamo niente. Dai. Andiamo di là di nuovo, diventa un po' una cosa adesso, non lo so, un po' un casino perché dobbiamo raccogliere, cioè dobbiamo fare tutti sti alberi qui. Chi è quello che va là? Ah, ma il primo è andato a scaricare, aspetta un attimo. Ha scaricato però. Ha scaricato poco. Perché non ha finito di scaricare?
Fammi capire perché lui ci ha messo così poco. Non la, questa non penso che c'entri niente. Non ho capito perché un po' di roba l'ha lasciato qua sopra. Adesso vediamo cosa è successo. Dai, piano piano, piano piano, piano piano. E? Guarda questa cosa è strana, eh? Aspetta un attimo. Doveva... non lo so perché ha fatto sta cosa. Allora, così non dà niente. Probabilmente... non saprei. Magari possiamo provare a scaricare... Ma allora, qua è già messo che dovrebbe scaricare a destra, che significa che è proprio un problema del... del rimorchio che non riesce a scaricare. L'altro ogni volta mi si bloccava all'interno. Potremmo provare anche quello per vedere cosa fa. Dov'è? Tractor libero? Cacchio. Potrei prendere anche questo. Vediamo cosa succede con questo. Se questo continua a bloccarsi all'interno della, del punto vendita, probabilmente tiriamo via anche questo. Non funziona tanto. Allora, vediamo un po'. 45. Ah, altrimenti non si mette a lavorare. Ok. Dovrebbe farlo da solo. Vediamo cosa fa. Ok ragazzi, allora io direi che questa puntata la possiamo anche chiudere qui, perché abbiamo sforato nuovamente, perché ultimamente sforiamo di continuo, ma va bene. E continueremo nella prossima. Vediamo un po' se questo funziona o mi tocca lavorare con l'altro. E vediamo se dobbiamo raccogliere i sassi, c'è tanta roba da fare. E continueremo a tagliare gli alberi. Allora, ragazzi, un salutone, al prossimo video. Ciao!